buonasera. Si parte con le elezioni comunali in provincia. Sono 18 comuni che vanno al voto. Come sapete, sabato scorso sono state presentate le liste e quindi da oggi sino al penultimo giorno utile di maggio cercheremo di affrontare i temi della provincia attraverso le interviste ai vari candidati. Stasera partiamo con Castelnuovo Magra, che come sapete tutti è un comune amministrato dalla sinistra, dal centro-sinistra, e il sindaco uscente Montebello si ripresenta e ci sono altre tre liste, contrariamente alla passata legislatura dove le liste erano due. Questa volta ce ne sono quattro, indice anche di una maggior partecipazione che tra l'altro si riscontra anche in altri comuni della provincia. Comunque andiamo subito al sodo e vi presento i candidati sindaci. Come vi dicevo, uno è Daniele Montebello, che è il sindaco uscente, che è rappresentante della lista Uniti per Castelnuovo e che rappresenta un po' la coalizione di sinistra di centro-sinistra che è in gara in questa elezione. Esatto. C'è la dottoressa Maria Luisa Esopo, che è Noi per Castelnuovo, che forse è la lista civica più civica che ci possa essere. Poi abbiamo Matteo Ridolfi, Castelnuovo Cambia. Buonasera. Che è per l'area di centrodestra. Sì. E che quindi vuol qui imitare gli altri comuni fino adesso che sono riusciti a sfondare in altre zone, vedremo. E poi c'è Patrizia Gnoi, che è Movimento 5 Stelle, l'unica che ha l'etichetta del partito. Bene, io direi di partire subito con Montebello. Intanto dico ai telespettatori, lo dico ai candidati, che c'era un minuto di tempo ogni domanda per far più domande, ma soprattutto per sveltire il dibattito. Ecco, io direi di partire subito con un tema che è un tema un po' generale e che interessa a tutti i comuni, che interessa ovviamente anche voi, che è quello della sicurezza. Ecco, il tema della sicurezza, che poi impropriamente probabilmente viene legato anche a quello dell'immigrazione, che sono cose diverse chiaramente. Ecco, lo affrontano un po' tutte le amministrazioni. Io volevo chiedere, ecco, se a Castelnuovo questo problema esiste innanzitutto e se esiste in che termini vi preparate ad affrontarlo nella prossima legislatura. Ecco. Buonasera a tutti i telespettatori e grazie a Rossi dell'invito sempre gradito in questa trasmissione. Il tema della sicurezza, andando subito al sodo, l'abbiamo affrontato in questi anni installando sul territorio comunale 18 telecamere, un impianto nuovo di videosorveglianza che consente appunto di controllare il territorio. E in questo senso queste telecamere sono già state utili in almeno un paio di occasioni in questi mesi. L'idea è quella di proseguire installando ancora alcune telecamere, andando a totale copertura del territorio. Altri due interventi da realizzare: l'implementazione di un ulteriore agente di polizia municipale nel nostro corpo, che è un po' ristretto anche per contingenze, una maternità, quindi come dire indipendenti dalla nostra volontà, e l'ultima questione è quella della pubblica illuminazione. Abbiamo installato circa 55 punti luce nuovi sul territorio nei 5 anni, l'idea è quella di andare in gara con tutta la gestione degli impianti di illuminazione che abbiamo riscattato da Enel Sole per poter installare la tecnologia LED e con quei risparmi fare nuovi punti luce che aiutano sul tema della sicurezza. Bene, buonasera a tutti. La sicurezza è la cosa che ci preme in primis come per salvaguardare i nostri cittadini e ci dobbiamo sentire sicuri dentro e fuori casa. Nonostante l'annuncio delle telecamere, noi sappiamo che molte di queste telecamere non sono funzionanti e non sono direttamente collegate con le forze dell'ordine.
Quindi noi vogliamo potenziarne il numero e permettere che l'accesso alle verifiche sia immediato. Crediamo inoltre che la sicurezza si debba allargare anche al discorso della sicurezza dell'ambiente e del territorio. Di conseguenza provvederemo a che si facciano delle verifiche su riguardanti le scuole e gli edifici pubblici, per i quali abbiamo chiesto interventi per riottenere le verifiche sulla sismica. Per noi è fondamentale che la gente di Castelnuovo si senta sicura, non solo negli spazi liberi, aperti, ma anche negli spazi chiusi. Questo è un programma che sarà fondamentale. Potenzieremo le installazioni di videocamere, ma cercheremo anche di dare sicurezza all'ambiente in cui vivono i nostri ragazzi. Grazie, buonasera. Io sono contento che il tema della sicurezza sia diventato negli anni, anche per molte amministrazioni governate dal centro-sinistra, un cavallo di battaglia che è stato un po' dimenticato invece finché alcune forze non lo hanno portato all'attenzione della gente. Nel mio comune sono contento che siano stati fatti dei passi avanti, però secondo me sono un po' pochi. È vero che si possono installare delle telecamere di videosorveglianza, sinceramente un po' poche, però bisogna anche permettere alle persone di recuperare la percezione della sicurezza, perché è questo quello che ci sta più a cuore, percepire di essere sicuri, e questo si può fare in tanti modi. Innanzitutto l'amministrazione pubblica può intervenire nell'installare una videosorveglianza, che non deve diventare un grande fratello, deve essere uno strumento che serve il cittadino. Poi dobbiamo dare anche, e qui ci sono i fondi necessari potendovi accedere, per poter permettere ai privati stessi di poter installare con degli sgravi fiscali, degli aiuti, impianti di videosorveglianza, sia privati sia nelle strutture commerciali. Poi bisogna sapere chi fa cosa. È necessario sicuramente implementare il personale della Polizia Municipale, ma bisogna anche che la Polizia Municipale torni a fare la Polizia Municipale e le forze dell'ordine sappiano e possano fare il loro mestiere. Insieme, se non le mettiamo in sinergia, possiamo metterci 10, 15, 20 elementi di Polizia Municipale in più, ma non riusciamo a ottenere questo risultato. Farli stare insieme è questo, e farli entrare in sinergia è questo che fa rendere la gente più sicura. Gnoi. Buonasera a tutti, mi permetta di correggerla dal punto di vista della parola partito, perché come ormai è ben saputo il Movimento 5 Stelle non è un partito, ma anzi è forse la lista civica di maggior rappresentanza. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, ben vengano le telecamere che sono state installate. Purtroppo, ahimè, nel territorio di Castelnuovo poche, quindi sicuramente il nostro obiettivo è quello di implementarle. Abbiamo assistito a uno scenario di cronaca poco rassicurante per quanto riguarda l'omicidio della nostra concittadina, la signora Morchi, che non vogliamo dimenticare. Purtroppo nessun iscritto ancora oggi è sul registro degli indagati. Forse se ci fossero state più telecamere, non come Grande Fratello ma come tutela, forse oggi avremo qualcuno per poter accontentare la signora Marina. Detto questo, per quanto riguarda la sicurezza, per noi c'è necessità di una visione più ampia, quindi con la collaborazione dei comuni limitrofi, Sarzana e Luni. Sappiamo bene che la regione Liguria è seconda in Italia per l'infiltrazione dell''ndrangheta. Cosa da non sottovalutare. Benissimo i vigili, la Polizia Municipale e Carabinieri. Noi sotto questo punto di vista chiediamo un'implementazione degli orari. Chiudono troppo presto e quindi per quanto riguarda il pomeriggio e la sera i nostri concittadini si sentono abbandonati. Su questi punti noi vorremmo puntare, vorremmo raggiungere. Isopo, le volevo chiedere, e lo chiedo ovviamente agli altri, ecco, come vedete i centri storici un po' di tutta la provincia si svuotano, ecco, sono certo. Sempre, c'è sempre meno gente, certo. E comunque soffrono di questa mancanza di persone, anche perché l'esempio un po' eclatante è quello del furto al Bruegel, al falso Bruegel, ecco, che è stato tentato a Castelnuovo. Probabilmente
in anni passati, quando il centro storico era vivo e c'era gente, non sarebbero azzardati andare in chiesa in pieno giorno a cercare di rubare un'opera simile. Oggi purtroppo bisogna fare i conti con questa situazione e quindi anche questo è un tema che immagino abbiate nella vostra agenda. Ecco, volevo sapere come affrontarlo. Noi abbiamo a cuore la vita dei centri storici, la vita delle aree collinari, quindi Castelnuovo, Vallecchia, Marciano, Caprignano, che rappresentano e dovrebbero rappresentare il motore del turismo e di conseguenza dobbiamo pensare a ridargli quello splendore che avevano negli anni. Purtroppo l'amministrazione che ha condotto Castelnuovo per tanti e troppi anni ha distrutto quello che di bello c'era. Dal Palazzo Cornelio, che è un palazzo abbandonato ora a se stesso dopo discussioni, diatribe sulla sua instabilità, al teatro, al vecchio teatro che è stato distrutto negli anni ancora lontani. Di conseguenza noi vogliamo incrementare un turismo riportando il centro storico alla sua bellezza, riportando la viabilità originaria con il sasso e il mattone, perché noi abbiamo dei vicoli indecenti, solo cementificati. Rivorremo portare un collegamento tra il centro storico e i vari centri storici con la piana, con servizi anche di pronto bus, con servizi anche di bus a chiamata, per far sì che la gente possa arrivare e pernottare, rimanere, creando anche una coreografia di natura culturale, ricreativa e enogastronomica. Ridolfi. Allora, il borgo di Castelnuovo Magra è, secondo me, il più bel borgo che c'è nella piana della Val di Magra, è un borgo meraviglioso. Il borgo di Castelnuovo Magra ha un problema fondamentale perché si svuota. Si svuota perché non ha più servizi essenziali. Se tu a un borgo togli tutto, togli il comune, togli i servizi comunali, togli le poste ormai a scartamento ridotto, togli un servizio di banca, togli una farmacia, togli un presidio di vita e il borgo non può vivere. La gente si sposta laddove può usufruire di servizi essenziali. La cosa fondamentale è che occorre riportare alcuni servizi a Castelnuovo, magari non tutti, ma alcuni servizi, perché solo in questo modo io evito che il borgo si spopola. Se poi lo voglio ripopolare un borgo, naturalmente devo permettere alle persone di rendere vivo questo borgo, quindi devo incentivare le persone a salire. Il nostro borgo vive fondamentalmente 15 giorni all'anno. Ci sono delle iniziative lodevoli, ma che gli permettono di vivere sì e no 15 giorni su 365. Il resto è un borgo vuoto, deserto. Può piacere anche, a qualcuno può piacere. Anzi, bisogna dare adito ai cittadini di Castelnuovo Magra di come lo tengono bene, di come lo curano, di come curano le loro porte, i loro atri, i loro palazzi. Ma noi dobbiamo anche permettere a queste persone di poterlo vivere. Il turismo, certo che è un'arma, ma il turismo funziona non Castelnuovo da solo. Castelnuovo non si può isolare, come ha fatto fino adesso, dal resto del mondo. Se non entra in un circuito assieme ad altri comuni, se non entra in un circuito in sinergia con quei comuni laddove arrivano i turisti, questo comune rimane desolato. Noi. Allora, sicuramente il tema del ripopolamento è un tema centrale per noi. Il borgo storico è di assoluta importanza ed è sicuramente uno dei borghi più belli del nostro comprensorio. Che cosa possiamo fare? Il centro storico, così come anche la vallata, vive di che cosa? Le città vivono di commercio, quando sono accese le vetrine, quando appunto vengono ripopolate anche dal punto di vista abitativo. Ogni volta che chiude un'attività commerciale è una perdita sociale, sia dal punto di vista delle famiglie, sia dal punto di vista del lavoro. Quindi per noi la politica centrale è sostentamento alle famiglie e il mantenimento e la ripopolazione dell'esistente, quindi il recupero dal punto di vista urbanistico. Montebello. Sì, ho ascoltato attentamente gli altri interventi e quello che hanno detto era vero fino a qualche anno fa, nel senso che in questi anni a Castelnuovo hanno aperto 5 attività ricettive nuove
e se hanno aperto 5 attività ricettive nuove è perché in questi anni è stato fatto un certo tipo di lavoro, ad esempio quello che ha riguardato la riapertura della torre con tutta una serie di iniziative, quello che ha visto riportare un parco giochi in piazza Querciola, alcuni lavori di manutenzione ad esempio al muro di contenimento della stessa piazza o quello che è stato tutto il lavoro per la progettazione del recupero del Palazzo Corneglio chiuso dal 2013. Tanto che appunto aprono queste attività ricettive e più in generale si è fermato quel lento ma continuo da tanti anni esodo di persone, tanto che negli ultimi anni ho fatto una verifica prima di venire qui sulla popolazione residente e consiglio ai miei contendenti di andarlo a verificare e vedrete che quell'esodo di persone che c'è stato negli anni passati si è fermato. Io credo che un motivo ci sia. C'è un problema, tocca di Dolci, credo, che riguarda la macchina comunale. In genere, quando funziona bene la macchina comunale si fanno più cose. Ora, per esperienza, ho visto anche dopo le ultime amministrative, tanti comuni sono rinnovati, eccetera, e tutti hanno messo mano alla macchina comunale. Ora chiedo se anche a Castelnuovo ci sarà bisogno di mettere mano all'organizzazione comunale oppure se già quella che troverete va bene, ecco, per andare avanti. Secondo me l'amministrazione di Castelnuovo non è colpa dell'amministrazione attuale, soffre naturalmente sicuramente di una carenza di organico. Siamo passati dall'avere oltre 70 dipendenti, che forse erano troppi, ad avere quelli attuali, che sono praticamente la metà, e che non sono sufficienti, perché il comune di Castelnuovo Magra è sì un comune che ha una piccola estensione, ma ha un notevole numero di abitanti, 8.500 abitanti sono tanti in un comune non grande come quelli della Val di Vara, per esempio. Il problema è questo. Il problema è che un'amministrazione che si è perpetuata per 70 anni, un'amministrazione che ha negli anni, nei decenni passati, occupato tutte le leve amministrative che c'erano nel nostro comune, naturalmente ha permesso anche quello che io definisco un incancrenirsi di situazioni all'interno della macchina amministrativa. Non c'è rotazione, i posti sono sempre, le posizioni, le funzioni sono sempre occupate da decenni dalle stesse persone. Non c'è un confronto, secondo me, attento fra il personale politico, fra gli amministratori e chi invece è funzionario. Perché se sempre lo stesso colore, sempre la stessa amministrazione si perpetua pur declinandosi in colori diversi, non c'è più il confronto neanche con chi sono i dipendenti, quelli che fanno funzionare la macchina, perché ci si acquieta, ci si rilassa e anche i rapporti cominciano a incancrenirsi, a solidificarsi e invece bisogna ruotare, bisogna rinnovare, perché solo in un sistema di alternanza la macchina funziona meglio. Allora, una delle scelte che mi ha portato a candidarmi a sindaco nel comune di Castelnuovo sta proprio nei principi del Movimento 5 Stelle e uno di questi è la partecipazione attiva da parte dei cittadini. Sicuramente la macchina comunale va rivista, soprattutto nel metodo di approccio, perché c'è sempre questo confine tra noi e loro, quindi tra il comune e i cittadini. Aver aperto un'attività nel territorio di Castelnuovo Magra mi ha permesso di confrontarmi quotidianamente con i cittadini e questo termometro è secondo me allarmante. Per quanto riguarda il nostro programma, noi vorremmo alleggerire la macchina comunale, quindi abbiamo l'idea di avere soltanto due assessori più il sindaco. Il risparmio quindi è già un alleggerimento e questo anche per quanto riguarda i premi ai dipendenti e capo area. Vorremmo avere i dati a disposizione per poter verificare se veramente tutti questi premi sono dovuti e quali sono i parametri di questi premi. Questo è un po' il punto del movimento. Montebello, lì c'è un problema di legge comunque sui premi. Sì, infatti, come dire, tutto il tema della pubblica amministrazione è legato a normative molto, molto stringenti, nel senso che oggi è consentito sostituire soltanto chi va in pensione nel momento preciso in cui va in pensione. Oggi i dipendenti sono 35 a Castelnuovo.
Noi immaginiamo, come ho detto prima, di implementare un agente di polizia municipale in più. Non ritengo francamente ipotizzabile uno scenario in cui il numero di dipendenti aumenti. C'è da fare qualche cosa in più in termini di formazione, questo sicuramente, e soprattutto c'è da proseguire un lavoro che abbiamo avviato in questi anni, che è quello dell'informatizzazione degli uffici. Cosa vuol dire? Noi abbiamo fatto due cose molto importanti. La prima, la digitalizzazione di tutte le pratiche di carattere urbanistico, che oggi si presentano attraverso uno sportello online, non va più il geometra, diciamo, con la pratica in mano. E dall'altro è rendere uniformi le procedure. Ci abbiamo portato su un solo programma tutte le procedure economiche, appunto urbanistiche, dei tributi su un unico programma, e questo sta creando una certa sinergia tra gli uffici per poter accelerare leggermente. È una innovazione molto recente, è stato un percorso lungo arrivarci, perché portare tutti i dati su un unico programma non è semplice, ma questo tema è da portare avanti con forza, e anche per questo, come dire, ci candidiamo. Questa tematica è fondamentale e ci sta a cuore. Logicamente la macchina comunale deve essere attenta, veloce e deve essere rivolta ai bisogni dei cittadini. Quindi c'è da mettere subito mano, perché il sistema è statico, ha delle grosse carenze anche per la dislocazione dei vari uffici, non nella stessa sede, ma in più sedi. Di conseguenza si crea un disagio al cittadino, che può essere con delle difficoltà anche di autonomia e di mezzo. Di conseguenza cercare di riportare tutte le varie aree di lavoro in un unico edificio, non sparse in più aree, in modo tale che le persone riescano a contemplare i loro dati e a fare le loro pratiche. Purtroppo ci sono anche delle carenze effettive sulla presenza del personale. Spesso noi, comunemente abituati a andarci a prendere una pratica, perché l'online non esiste, abbiamo dovuto andare più volte, abbiamo dovuto perdere tempo, abbiamo avuto dei grossi disguidi. Questo non deve più accadere, perché noi siamo pagati per dare dei servizi ai nostri cittadini e quindi vogliamo che la macchina funzioni. Una quarta domanda, partendo dalla NIOI, che è il suo turno. C'è una delle battaglie che si fanno in campagna elettorale e che contano molto ai fini della vittoria di un candidato o dell'altro, è quello sulla raccolta dei rifiuti, perché il problema dei rifiuti è un problema sempre di attualità. Poi ci sono, lo vedete, comitati anche qui nella Piana di Santo Stefano, e poi c'è una visione anche diversa di come organizzare i servizi, ecco. Spezia è stato fatto in un certo modo, si faceva prima la raccolta differenziata con i sacchetti fuori, poi si sono aperte le isole, insomma voi lo sapete meglio di me com'è. Ecco, io volevo sapere appunto da voi se ci sarà la necessità a Castelnuovo di modificare qualcosa in questo senso, o se il sistema che è attualmente in uso va bene. Allora, a Castelnuovo facciamo la raccolta differenziata, ma secondo me è un tema sovracomunale e va visto a più ampio spettro, quindi ancora una volta io ribadisco che i comuni limitrofi e la provincia su questo hanno una rilevante importanza. A Castelnuovo c'è il problema grave dell'abbandono dei rifiuti nelle zone periferiche, tipo Tavolara, dove sembra veramente un territorio abbandonato. Ahimè, su questo rientra anche il tema di civiltà dei cittadini stessi, forse necessita anche qui di più formazione e più senso civico. Detto questo, per le aziende è solo un costo. Noi invece vorremmo far sì che l'introduzione di e convenzione con aziende che quindi hanno bisogno di
plastica piuttosto che di vetro, che era già stato introdotto ma ancora non è stato efficientato, dia invece un riscontro economico a chi introduce volontariamente questo tipo di rifiuto in questi contenitori. Questo come? Facendo forza anche ai canali che fortunatamente sono aperti a fondi europei o a fondi appunto regionali, quindi con delle convenzioni tra privati e pubblico. Molto bello. Sì, allora sul tema dei rifiuti, in questi anni abbiamo introdotto il porta a porta come il grosso della nostra provincia. Il porta a porta ci ha portato un risultato che a mio modo di vedere è importante non tanto per noi ma per le generazioni future, portare dal 26% all'80% circa la percentuale di raccolta differenziata, e quindi partiamo da questo dato. Quelle immagini che avevamo nel 2014 e all'inizio del 2015 di un territorio con le isole dei cassonetti stracolme, oggi non c'è più. Recentemente sono stato qualche giorno in Toscana, mi ha molto colpito vedere ancora i cassonetti dei rifiuti in giro. Mi ha veramente colpito perché mi ha dato l'idea di un territorio che, pur turisticamente più avanti di noi, da quel punto di vista aveva ancora i sacchetti fuori, i bidoni stracolmi, sporcizia in giro. Questo lo abbiamo eliminato, questo non vuol dire che va tutto bene, ci sono alcuni miglioramenti che possiamo fare. Io penso che quella ecoisola che noi abbiamo installato al cimitero dell'Angelo, che è una valvola di sfogo aperta H24, 365 giorni l'anno, che all'inizio non utilizzava nessuno, ma che col tempo è diventata strumento fondamentale per i castelnovesi, ecco, di quelle ecoisole noi potremmo andare a installarne altre due, una nella zona di tra Palvotrisi e Molicciara e una su in paese, fuori dal centro storico chiaramente, ma per dare, come dire, quella valvola di sfogo proprio ai cittadini. Non solo... Prego. Mi sembra che sia finito. Sì, prego, ci mancherebbe. Questo è anche, è veramente un problema di civiltà e lo vogliamo affrontare nel senso della presa di coscienza dei cittadini attraverso delle imposizioni regionali, perché la raccolta differenziata è partita non dalla volontà dell'amministrazione precedente, ma dalla obbligatorietà di rispondere alla regione che aveva proposto proprio la partenza della raccolta differenziata. Quindi i cittadini hanno aderito bene, perché stimolati anche da una campagna televisiva, da una campagna nazionale di rispetto dell'ambiente. Di conseguenza io credo che vada però modificata in alcune parti. I cittadini da questa fatica quotidiana devono trarne beneficio. Invece per ora il cittadino non ha tratto alcun beneficio in senso economico. Noi vorremmo portare a una differenziata utilizzando delle sostanze riciclabili che possano entrare in un circuito di vendita e di conseguenza di interesse collettivo. Quindi rispetto dell'ambiente, aumentare i punti di raccolta, modificare i punti di raccolta, perché per alcune situazioni i punti di raccolta non sono adeguati, e portare denaro nelle tasche dei cittadini. Allora, Castelnuovo Magra ha una raccolta differenziata che funziona, che però non ha nessun effetto pratico ed economico nelle tasche dei cittadini, come diceva la dottoressa Isoppo. Nel senso che non ci si può vantare sempre, come avviene spesso, di avere una raccolta differenziata all'80% e poi però non vediamo nelle tasche dei cittadini l'effetto pratico, perché l'80% ce lo appuntiamo come medaglia, come amministrazione. Io vorrei che anche il cittadino si appuntasse la medaglia di vedere il risparmio. Poi ci sono dei problemi contingenti a Castelnuovo Magra. Il funzionamento dell'isola ecologica che c'è attualmente è un funzionamento promiscuo.
prende un po' di tutto e crea problemi a chi fa l'imprenditore e al privato cittadino che va a conferire in isola ecologica. Bisogna cominciare a differenziare. Il privato cittadino dovrebbe avere un'isola ecologica destinata a lui, come le attività imprenditoriali, siamo pieni di attività agricole, vitivinicole, olearie, devono avere un'isola ecologica per loro. Potrebbero consorziarsi e questo permetterebbe a loro di poter accedere a un'isola ecologica dedicata esclusivamente a loro. Il centro commerciale ha bisogno di un punto di raccolta per il centro commerciale, perché così non può andare avanti il centro commerciale, non può, è lasciato a se stesso, e commercianti e privati cittadini non possono essere considerati sullo stesso piano, nello stesso modo, per arrivare infine all'applicazione di una tariffa puntuale. Tanto produco, tanto pago. Questo è l'obiettivo ultimo. Montebello, prima qualcuno ha citato Tavolara, riferendosi, adesso non ricordo più, ecco, volevo parlare di questo. Tavolara, che è una vasta zona che è sotto l'Aurelia, che tra l'altro confina con Sarzana, e c'è quasi un'omogeneità nel territorio tra i due comuni. Ecco, da anni sia su Tavolara che sulla ex Cava Filippi si parla di progetti di trasformazione, di interventi, però francamente non si è visto mai molto. Ecco, volevo capire se è perché non c'è un interesse dei privati effettivo a investire in quella zona, o se ci sono dei problemi anche di programmazione, che difficoltà ci sono. Ecco. Sono argomenti importanti. Sinteticamente, su Tavolara noi abbiamo due imprese importanti del nostro territorio, e in questo senso abbiamo cercato di aiutarle realizzando la nostra quota di un progetto più ampio con Sarzana di una strada. Sarzana in queste settimane sta procedendo con la propria parte e quindi, come dire, da questo punto di vista penso che qualche cosa in quel senso si possa sbloccare in tempi rapidi, anche se non immaginiamo di certo più il famoso progettone di Capannoni e Capannoni. Quello sicuramente, come dire, è il tempo che ne ha determinato, diciamo, la non più attualità. Invece, per quanto riguarda la Cava Filippi, il tema è molto più complesso. La novità importante e fondamentale è che il 30 dicembre 2018 si è conclusa il contenzioso legale tra Comune di Castelnuovo e proprietà della cava, e si è concluso con la totale vittoria su tutta la linea proprio dell'amministrazione comunale. Quindi siamo diventati proprietari di una fetta di Cava Filippi importante, più di 50.000 metri quadri, e stiamo adottando tutte le procedure per entrare in possesso anche della restante parte. Questo procedimento era quello che ostacolava, diciamo, la realizzazione di qualunque cosa sulla parte alta, diciamo, della cava. Oggi c'è la possibilità di scrivere una storia nuova, vista la sentenza. L'argomento è delicatissimo, anche perché quest'area è un'area ad alto rischio per un problema di inquinamento. È un'area che presenta una caratteristica particolare, c'è un laghetto nel quale intorno al quale sembra siano stati depositati dei materiali di marmettola, che si usano spesso per soffocare dei materiali ad alto rischio inquinante. Quindi l'area è altamente pericolosa, va studiata, va monitorato il rischio di un inquinamento ambientale e anche un rischio di incidenza sulla mortalità per tumore in quella zona, visto che noi siamo una provincia ad alta incidenza di mortalità tumorale. L'area è da studiare e probabilmente ci saranno tempi lunghi per riuscire a ottenere una chiara identificazione del rischio per eventuale bonifica. Quindi è un'area che costerà anche ai castelnovesi, perché la bonifica non spetta più ai privati, ma spetta alla tasca del castelnovese.
Quindi ci sarà molto da vedere su questa area, i tempi saranno ancora lunghi. Allora, i problemi sono due. A Tavolara, come ha detto il sindaco, ci sono due imprenditori che operano sopra, uno da una parte e uno da un'altra. Questi due imprenditori, che occupano decine di persone, aspettano risposte da questa amministrazione in riferimento alla viabilità, a una viabilità che non arriva. Sono anni che questa amministrazione e anche quella precedente prometteva a questi imprenditori interventi strutturali. Sono due imprese grosse, grandi, le più grandi da un punto di vista imprenditoriale per numero di addetti che noi abbiamo, lasciate a loro stesse. C'è qualcuno che ha preso e si è impiantato un ramo di azienda da un'altra parte. Allora io chiedo, si può intervenire in questo senso per dare una mano a queste persone? Ma chi dobbiamo aiutare se non incentivare coloro che ci possono offrire occasioni di lavoro? E questo è il problema di Tavolara. Chiedono un intervento strutturale sulla viabilità, che magari me lo promettono di farlo, ma l'avrei voluto veder fare già da tempo. Invece, sull'area Filippi, il problema è un altro. I problemi sono molteplici sulla ex cava Filippi. Ci sono problemi di destinazione urbanistica, di proprietà diverse, di intervento di risanamento, e c'è un problema di che cosa ci si vorrà fare. Allora, tutte le teorie più grandi che si sono sviluppate nelle precedenti amministrazioni, tutte dello stesso colore, su quest'area sono state le più varie, dal centro commerciale, dall'impianto, senza parlarne con chi attività commerciali ne ha già. E non si può intervenire su quest'area se prima non si risolvono problemi di destinazione urbanistica e problemi di sintesi fra le proprietà. Poi parliamo anche di come risanarla, che arriva ancora dopo e che richiederà tempo. Ma lì bisogna chiamare in causa anche coloro che su Castelnuovo operano e che esercitano attività commerciali. Infatti anche dal nostro punto di vista, sposando tutto quello che è stato detto fino adesso, quindi sicuramente si necessita di analisi e di verifiche per quanto riguarda l'ex cava Filippi, e per quanto ci riguarda noi vorremmo con l'aiuto di un urbanista rammendare, diciamo così, concedetemi questo termine, quello che è la periferia, quindi la cosiddetta zona di Tavolara, con la cava Filippi e il centro commerciale, perché non possono essere progetti fini a se stessi, ma devono essere ricamati l'uno con l'altro. Ancora una volta ribadisco il concetto che secondo me non può essere solo un progetto riguardante Castelnuovo, ma ci vuole una visione più ampia. Isopo, Montebello voleva replicare, lo farà quando è il suo turno, magari se lo appunta, così partiamo con un'altra domanda che riguarda il turismo. L'avete accennato, questa volontà dell'amministrazione di investire anche nel turismo. Ecco, chiedo comunque, oltre a questo, ecco, questa decisione di voler entrare nel parco fluviale da parte del comune del Magra Montemarcello, ecco, è così importante ai fini del turismo o le ragioni sono altre, quelle di salvaguardia? Non so, come la vede lei questo discorso? Per noi il turismo rappresenta una grande fonte di ricchezza, perché il nostro territorio si presta a questa fonte di ricchezza. Quindi sono benvenute tutte le opportunità affinché da noi venga più gente, perché se viene più gente il paese vive, l'economia rinasce e si riparte con un benessere collettivo. Noi abbiamo voglia e necessità di turisti e vogliamo anche fare un marchio proprio territoriale tramite una sinergia di cittadini, imprenditori e associazioni in previsione proprio di manifestazioni allargate, manifestazioni che vadano poi a incidere tutto l'anno, non in periodi ristretti che possono portare poco. Infatti noi abbiamo idea di fare anche una specie di, posso chiamarlo, parco naturale del Bettigna, un parco naturale castelnovese che possa permettere l'affluenza di amanti delle escursioni, perché noi abbiamo delle zone meravigliose che sono appunto il Bettigna, con tutta la via dei mulini, che può essere
riportata in luce nelle sue autenticità come turismo sportivo, ricreativo, ma anche gastronomico, enogastronomico. Ridorsi. Allora, dire che il turismo sia una cosa importante è come dire che meglio che piova invece che venga la grandine. Come attrarre i turisti? Questo è il problema. Io penso che l'amministrazione attuale abbia voluto un po' isolarsi da questo punto di vista e non aderire a consorzi o a distretti che invece in altre realtà, secondo me, danno degli ottimi risultati. I turisti si attraggono laddove ci sono e si prendono laddove ci sono. Da noi i turisti arrivano in una determinata zona. Io non penserò mai al mio comune come a Vernazza, punto primo perché non è Vernazza, ma non perché sia meno bella, perché è un'altra cosa. E poi perché non voglio uno spettacolo come quello che ho visto in questi giorni alle Cinque Terre. Però attrarre parte di quei turisti sì. C'è un flusso di turisti che arriva nel capoluogo e che si dirige senza neanche guardarci verso Lucca, verso Pisa, verso la Toscana e non si ferma. Noi dobbiamo intercettare parte di questi turisti. È vero, da noi ci sono più pernottamenti rispetto a 10, a 15 anni fa, ma sono anche pernottamenti mordi e fuggi, sono pernottamenti su cui non mi rimane niente sul territorio. Io invece voglio che quei turisti vengano magari in sinergia con un comune limitrofe o il comune di Luni di fianco, che ha altre tante bellezze come quelle che ho io, e allora mettiamoci insieme, facciamo sinergia, cerchiamo di unire le nostre forze. Un'ultima precisazione sul parco. Il parco così com'è non mi interessa. Se dovessi diventare sindaco, entrare nel parco, per come ora il parco di Montemarcello, me ne sto per i fatti miei. Vivo molto meglio. Il parco di Montemarcello, così come è strutturato, si pone solo come ente per vincoli. Perché da quando è stato istituito il parco di Montemarcello partecipiamo a incuria e abbandono. Se questa ne è la traduzione, noi non siamo d'accordo. Per quanto riguarda invece il turismo, Castelnuovo negli ultimi anni è stato scenario di molte presenze e questo noi siamo per riconoscerlo. Il problema è che non si fermano, quindi noi dobbiamo attrarre gli investimenti di chi? Dei privati, e quindi per attrarre gli investimenti dobbiamo rendere il nostro territorio appetibile. Una fonte potrebbe essere proprio la riqualifica e il ripensamento della ex Cava Filippi, quindi ricettivo, possibilmente pensando anche a un consorzio di tutte quelle attività che oggi ci caratterizzano, quindi noi abbiamo delle eccellenze per quanto riguarda la produzione di vino, olio, miele, quindi però lavorano ognuno per conto suo, abbiamo bisogno di più sinergia territoriale. Molto bello, che deve sì, anche replicare. Recupero un istante soltanto per la questione della ex Cava Filippi, sulla quale le analisi le abbiamo iniziate e i primi esiti, andatevi a vedere i risultati di ARPAL, non soltanto i primi che abbiamo fatto, ma anche i secondi, quelli più recenti, sono confortanti. E quindi in questo senso invito a non divulgare terrorismo, ecco. Venendo invece al tema del turismo, qua i numeri, se Dio vuole, mi aiutano a spiegare che cosa abbiamo fatto in questi anni, perché non c'è soltanto un passaggio da 4.000 a oltre 7.000 persone che hanno dormito almeno una notte a Castelnuovo, quindi il numero di cosiddetti arrivi, ma c'è un dato ulteriore che per me è quello straordinario, che queste persone si fermano qualche notte in più, perché le notti dormite nel 2013 erano 13.000, oggi sono raddoppiate, 26.000, ed è aumentato notevolmente anche il numero di posti letto, lo dicevo prima a proposito del centro storico. Vuol dire che quel lavoro di caratterizzazione di Castelnuovo su determinati filoni, di promozione all'esterno, ha dato dei frutti. Oggi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un lavoro di maggiore sinergia, questo sì, con i comuni limitrofi, perché questa, chiamiamola, ripresa turistica venga portata avanti negli anni. Noi abbiamo qualche idea e nei prossimi giorni la spiegheremo per agganciare questo trend positivo, e su questi temi, visti questi risultati, ci puntiamo davvero forte. Bene, Ridolfi, sicuramente se lei sarà eletto sì o voi sarete eletti sindaci, avrete davanti alla porta dal giorno dopo dei giovani che busseranno perché sono senza lavoro, hanno bisogno
di trovarne del lavoro. Ecco, volevo dire questo per introdurre, ne saprà qualcosa il sindaco qui. Cosa risponderete a questi giovani che vedono nel sindaco l'unica figura che possa dare un po' di tranquillità o comunque un po' di serenità? La cosa che un'amministrazione come la nostra può fare in questo senso è, secondo me, una sola, quella di implementare, di aiutare e di incoraggiare ad espandersi le imprese che noi abbiamo sul nostro territorio. La cosa che un'amministrazione piccola, medio piccola, come quella di Castelnuovo può fare è quella di essere di accompagnamento e di sostegno continuo alle imprese che ha sul territorio. Quindi aiutare con un tavolo permanente delle imprese agricole seduto e stabilito permanentemente nel comune per essere di supporto al loro allargamento, al loro potenziamento e la creazione di cooperative locali. Bisogna far mettere a sistema coloro che sono imprenditori nel nostro territorio, perché solo in questo modo, creando sinergie fra gli imprenditori, io posso permettere a costoro di allargarsi. Devo togliergli i lacci, devo agevolarli, devo abbassargli l'imposizione, devo permettere a loro di operare nel miglior modo possibile. Quando loro mi vengono a chiedere qualcosa, passano avanti loro rispetto a tutti gli altri, perché sono loro che mi possono offrire il lavoro. In più devo creare cooperative locali a cui affidare i servizi che servono alle imprese che operano nel nostro territorio. Facendo questo, e solo questo, io ho la possibilità di poter dare a decine di ragazzi che verranno a bussarmi la possibilità non solo di avere un lavoro, ma di non uscire dai confini di Castelnuovo Mara per poterlo trovare. E in questo modo io riesco a rispondere a quelle domande. Allora, per quanto riguarda, diciamo, l'attività così del governo centrale oggi, il Movimento 5 Stelle, riferito al territorio, abbiamo l'obbligo di comunicare, quindi di far conoscere alle nostre imprese due punti fondamentali. Il primo è che per le nuove aperture il Movimento 5 Stelle finanzia le start-up fino a 25.000 euro con un fondo di garanzia. Quindi per il giovane che vuole aprire un'attività nel territorio di Castelnuovo non deve andare a chiedere le garanzie alla famiglia o ai genitori, ma può chiedere direttamente questa garanzia al fondo del Movimento 5 Stelle. In più, per quanto riguarda i percettori di reddito di cittadinanza, le aziende ancora non sanno che chi assume un percettore di reddito di cittadinanza può godere di quello che è la sua eccedenza, quindi è già uno sgravio fiscale. Per quanto riguarda invece il territorio, che cosa possiamo fare? Sicuramente alleggerire, per quanto riguarda la contribuzione territoriale, le nuove partenze, quindi i nuovi start-up, e sicuramente andare ad incentivare quello che è il consorzio per un'attrattiva di una visione più ampia nel nostro territorio. Abbiamo le Cinque Terre qui vicino e le crociere con arrivi di migliaia e migliaia di persone che vanno a Firenze, vanno a Genova, non vedo perché non debbano venire nel nostro territorio, chiaramente dopo averlo reso una volta recettivo e appetibile. Molto bello. Ora, sul tema del lavoro, il Comune non ha una vera e propria competenza, però sì, Alcune cose effettivamente si possono fare. In questi anni abbiamo sperimentato dei piccoli, perché ripeto, le forze del comune, di un comune medio come il nostro, non sono tantissime, dei piccoli incentivi a chi apriva delle nuove attività, in particolare nella fascia collinare, ma non soltanto. C'è un settore però a Castelnuovo che è molto trainante, è quello agricolo, che occupa circa 250 persone. Ora, su quel settore io penso a un investimento particolare, perché è quello che ci può dare più ossigeno lavorativo. Andare a individuare, attraverso il piano urbanistico, delle zone sopra l'Aurelia, e spiego ora perché, dove andare a ricercare, a ritagliare appunto aree da destinare all'agricoltura. Perché? Perché la zona sopra l'Aurelia è la zona della DOC Colli di Luni. Sono terreni, diciamo, molto richiesti, sui quali si può fare agricoltura di qualità,
e che le aziende oggi ci chiedono. Allora andare a individuare nuove aree dove far espandere le nostre aziende agricole è lavoro buono, perché è lavoro della terra, è lavoro continuativo e credo che sia lo sforzo maggiore che possiamo fare. Il nostro programma prevede un risparmio iniziale, perché ci sarà il sindaco, la candidata sindaco e due assessori. Quindi il risparmio, che consiste e consisterà in 30.000 euro annui, verrà utilizzato per un fondo proprio per incrementare un discorso di natura ricreativa, culturale e anche occupazionale. Quindi questo potrebbe essere un piccolo segnale che fa vedere ai nostri concittadini la vera volontà di aiuto, di tendere una mano alle persone che sono in difficoltà. Ovviamente noi abbiamo nel nostro programma un progetto di realizzazione a larga visione, appunto, della ripresa in mano della vita castelnovese, che è la terra. Di conseguenza si prenderà spunto per prendere e dare a disposizione a persone nulla facenti o in difficoltà pezzi di terra dove ci sarà possibili allevamenti, possibili incrementi delle produzioni biologiche per dare movimento a questo modo di vivere in difficoltà. Quindi questo è un programma che poi vedrete e leggerete attentamente e che sarà fatto. Ormai stiamo arrivando in fondo, una domanda, partiamo da Nioi, che riguarda la sanità. La sanità, voi lo vedete, la sanità spezzina è proprio in mezzo a un guado. Abbiamo un ospedale che non decolla qui alla Spezia, c'è un ospedale, quello di Salzana, che è sottoutilizzato, visto la struttura anche nuova. Dobbiamo riscontrare che ci sono tanti pazienti che vanno a curarsi in Toscana e che comunque non trovano abbastanza, pur essendoci dei bravi professionisti alla Spezia, ma non trovano posizione. Ora, c'è un problema, esiste una competenza dei sindaci su questi argomenti, attraverso la conferenza dei sindaci, la legge gli attribuisce dei poteri ai sindaci. Ecco. Pensate che debbano essere esercitati, nel caso foste, di esercitarlo nel caso foste eletti, e come, per quale obiettivo, ecco, Nioi? Ma per quanto ci riguarda, sicuramente ci affideremo ai tecnici e agli esperti, perché noi sì siamo cittadini comuni, però siamo altrettanto responsabili da questo punto di vista. Anche qui, purtroppo, secondo me, non è solo una responsabilità comunale, ma va ad ampio spettro. Assistiamo oggi a quello che è stato un depotenziamento di Sarzana e tutta la vallata ne subisce di questo depotenziamento. Usufruiamo ancora di un ospedale molto vecchio e siamo tutti in attesa di quello che è il nuovo ospedale, che ahimè ancora oggi, per una differenza di progettazione sulle fondamenta, è ancora in stop. Questo è un po' il nostro punto di partenza. Molto bello. Allora, sulla sanità ci sono due aspetti, a mio modo di vedere. Il primo è quello dei servizi sul territorio, quindi sul territorio comunale, intendo. E da questo punto di vista un piccolo ma importante passo in avanti l'abbiamo fatto, perché abbiamo sottoscritto una convenzione con ASL per l'apertura di un centro per l'autismo ed altre patologie neurologiche a Castelnuovo, nella vecchia sede del consultorio. E questo è un servizio importante perché raccoglie quei pazienti che, come diceva Rossi poco fa giustamente, dovevano recarsi in Toscana, perché il centro è più vicino a Spezia, ma tutta la Val di Magra o va a Spezia oppure va a Carrara. Quindi noi siamo, come dire, terra di confine, quindi intercettiamo questo tipo di utenza, e quello è sicuramente un punto fondamentale. C'è poi un altro tema che è molto più di carattere generale, il primo fra tutti è quello dell'ospedale. Io mi auguro che, dopo ripetute sollecitazioni, Regione Liguria, Sindaco Peracchini in primis, ci dicano qual è il punto della situazione dell'ospedale nuovo di Spezia, perché
anche come sindaci, nonostante, ripeto, ripetute e continue sollecitazioni, fatichiamo ad avere dati ed aggiornamenti sullo stato di avanzamento, mi verrebbe da dire, di quei lavori, ma ho difficoltà a dire dei lavori. Il tema mi sta molto a cuore, anche perché come medico di famiglia tutti i giorni sono a contatto con le difficoltà che la gente incontra semplicemente per fare una radiografia. Io sono indignata di fronte a tanta indifferenza, perché abbiamo avuto sempre una politica che ha investito sul mattone e non sulle risorse umane. Quindi la sanità ne ha un gran danno e ne ha un gran danno il cittadino. Io mi impegnerò con tutte le energie affinché la sanità ritorni al centro del problema, cioè l'ammalato. Dobbiamo impedire che l'ammalato vada fuori regione, dobbiamo impedire che l'ammalato faccia delle corse da uno sportello all'altro e che i tempi di attesa siano biblici. Mi riferisco anche al nostro piccolo centro, dove abbiamo un distretto, il distretto di Luni Castelnuovo, che è stato depotenziato in questi anni e che era una risorsa per gli anziani, perché l'anziano non ha tutte le possibilità di andare in macchina o di essere accompagnato. Lì andavano a piedi, andavano in bicicletta, depauperandolo hanno tolto un gran servizio. Mi impegnerò con tutte le mie forze per fargli riprendere la forza che aveva. Sul diurno voglio dire una cosa, sul centro autistico è un progetto della ASL, non è un progetto del comune, assolutamente no, il comune affianca il progetto della ASL, ma la ASL è quella che decide di fare il progetto. Allora, per quanto è in competenze dei sindaci, la cosa che noi possiamo fare è quella di operare al massimo livello per potenziare, perché ogni volta bisogna fare dei passi avanti, i servizi territoriali sanitari. Noi non possiamo abbandonare e arretrare neanche di un millimetro su questo, perché non ce lo possiamo permettere. Io penso che la dottoressa Isopolo sappia bene quanto un'intera società ha dovuto patire per non avere più i medici di base che avevamo una volta, quel contatto diretto che il cittadino aveva col suo medico di base, sono sempre di meno. Viene a mancare un contatto diretto che non è soltanto un contatto sanitario, è un contatto psicologico, è un contatto di sicurezza. Quindi se dobbiamo sopperire a questa mancanza, lo dobbiamo fare con servizi territoriali di intervento che siano efficaci, efficienti, che ci ridiano la sicurezza di sapere che possiamo essere curati. Un'idea che io ho, e questo lo faccio perché è stato attuato da altre parti, non è che invento nulla, per venire incontro agli anziani, è la possibilità, soprattutto per le zone a monte, quindi parlo di Castelnuovo Magra, del Borgo, di Vallecchia, eccetera, di coinvolgere le poste nella distribuzione dei farmaci. Io non so quanto potremo andare avanti con il prontuario a Castelnuovo Magra, magari per sempre, e il problema forse non ce lo avremo, però quando, siccome questo mi ha penso che sia un grosso problema, ho intenzione di coinvolgere Poste Italiane attraverso un servizio che è stato adottato anche in Val di Vare, in alcuni comuni, il primo fu Beverino anni fa, nel 2004, di permettere attraverso Poste Italiane una convenzione con le farmacie di poter far consegnare i farmaci a domicilio direttamente. L'ultima domanda, e poi chiudiamo, partiamo con Montebello, mi sembra, è molto semplice, ecco, cosa vi impegnate a fare, due cose che farete se eletti nei primi 100 giorni? Ma le cose sono diverse. Diciamo che mi piacerebbe completare, e basta davvero poco, due questioni. La prima è quella che ho richiamato all'inizio dell'illuminazione pubblica, perché abbiamo elaborato un progetto importante che va semplicemente mandato in gara, e quindi dare via quello può consentire di andare ad illuminare anche quelle zone che oggi sono ancora un po' più buie, ancora non così sicure. Quindi questo, secondo me, visto che ho fatto un grande lavoro da parte degli uffici in questi anni di censimento degli impianti, un grande lavoro preparatorio, basta dargli il via. E l'altra cosa che più o meno è al solito punto è il recupero del Palazzo Cornelio, perché è un simbolo per noi castelnovesi quel palazzo.
Oggi abbiamo, proprio questa mattina, mandato al Ministero il progetto e anche in quel caso si tratta semplicemente di andare in gara. E quindi queste due cose, da dargli il via, sono due atti che vengono da lontano, ma che sono, a mio modo di vedere, simbolici per quanto riguarda il Palazzo Corneglio e di estrema utilità per quanto riguarda la pubblica illuminazione. Isoppo. Sono orgogliosa di poter dire che, avendo accudito tanti anziani e sofferto il problema della difficoltà della gestione, propongo, e lo faremo, un diurno per anziani. Noi abbiamo delle grosse difficoltà nella gestione dell'anziano nelle famiglie, proprio perché i giovani, fortunati, quelli che lavorano, non hanno modo di accudirli. Quindi sapere che potranno lasciare i loro anziani in una struttura adeguata, con personale qualificato, referente che li tratterà come fossero dei parenti, sarà per me e per la mia lista una grande gioia e una grande conquista. E sarà una conquista anche per i castelnovesi. Il secondo punto, che è fondamentale, la viabilità. Noi non possiamo pensare di portare turisti, prendere contatti con agenzie, se abbiamo poi delle strade che sono indecenti, le buche delle strade. Castelnuovo non è Roma, ma è piena di buchi. Castelnuovo è piena di tombini sollevati, Castelnuovo è piena di pozzi d'acqua dove tu non ci tiri fuori la ruota della bicicletta. Per avere due semplici tombini nel centro storico, vicino alla chiesa e alla posta e all'unico alimentare, abbiamo dovuto battere i pugni, fare raccolta firme. Viabilità, decoro, è quello che ci vuole. Allora, le prime cose che vorremmo fare subito, appena eventualmente i cittadini ci daranno fiducia: un piano della sicurezza generale che riguarda sia pubblica illuminazione, che videosorveglianza, che censimento naturalmente di situazioni di degrado presenti nel nostro territorio, soprattutto nella parte bassa del nostro territorio, quindi nella parte di sottoferrovia, su cui bisogna intervenire in particolar modo su alcune vie proprio della Piana, e questa è la prima cosa. Secondariamente io metterò mano, perché ho il profondo desiderio, l'ho scritto, uno dei primi punti del programma, vorrei una nuova palestra comunale e mi impegnerò subito a progettarla e a cercare finanziamenti, perché desidero che Castelnuovo Magra, i giovani di Castelnuovo Magra, i bimbi di Castelnuovo Magra, gli alunni di Castelnuovo Magra abbiano la possibilità di avere un luogo tutto per loro, che non debbano emigrare fuori, che non debbano andare nei comuni limitrofi per poter svolgere attività ludiche, sportive, scolastiche ed extrascolastiche. E poi è imprescindibile riasfaltare tutte le strade. Questo lo si può fare subito, invece che gli ultimi 100 giorni o gli ultimi 30 giorni o gli ultimi 25 giorni del mandato. Queste sono cose che si fanno subito, sono cose che bisogna fare immediatamente, perché sono il decoro di un comune, è lo specchio dei suoi cittadini. I suoi cittadini si specchiano nel decoro di quel comune. Di conseguenza è lì che bisogna mettere mano subito ed immediatamente. Allora, così come è emerso da quello che è stato detto anche dai miei colleghi, sicuramente il primo obiettivo è quello di risanare le strade, perché è vero che sono piene di buchi e di difficile scorrimento. Non solo, abbiamo anche la necessità di alcuni rallentatori in alcuni punti critici. Detto questo, Castelnuovo deve ripartire, quindi per noi è immediato il conferimento ad un urbanista lo studio del nuovo quartiere del centro commerciale La Miniera, che forse non si chiamerà più centro commerciale ma quartiere La Miniera, e sicuramente, come ho già detto prima, ricucire tutto quello che è il territorio anche per quanto riguarda il sottostazione, quindi la famosa Tavolara. Bene, vi ringrazio di essere intervenuti e bocca al lupo posso fare a tutti voi. Ringrazio i nostri telespettatori che ci hanno ascoltato, i quali do appuntamento al venerdì prossimo. Buonasera. Buonasera.